Ai, ai. Abbiamo sofferto e hai sofferto, eh. Io devo domandare scusa a tutti i telespettatori, al pubblico simpatico e cordiale presente in sala. E a te, Pippo, si vede che non era destino che io venissi a domenica. No, sei partito in tempo, ma è il traffico di queste sono domeniche prepestive. Sono stato imbottigliato come un allocco. Io non ho mai avuto un'emozione più grande. Proprio sì. Passavano i minuti e io ero fermo lì. Poi sono scesi tutti i romanisti dopo 4-1 della Roma. Io che ho sempre sostenuto, ho detto sempre forza Roma, volevo strillare forza Lazio. No, mi rimangio subito quello che ho detto. Senti, ma tu hai un destino per domenica in, vero è un destino, perché tu non sei mai venuto, ti abbiamo sempre invitato perché è nostro piacere averti, piacere tutto il pubblico di vederti qua in questo nostro studio. Però... No, è un peccato, io volevo fare un discorso molto più largo, invece abbiamo soltanto pochi minuti, quello di domandare scusa ai telespettatori e poi giustificarmi il perché io non sono mai venuto a domenica in. Per indolenza, per pigrizia. Sì, io sono romano e la domenica io compio un'azione che non mi permette più di muovermi. Che cos'è? Scusa, non capisco. Che? La magnata romana. Cioè, tu la domenica cosa fai? Io la domenica mattina mi alzo un'ora e mezza dopo normale. L'alzata abituale di tutti i giorni lavorativi, verso le 8:30, alle 9, mi bevo un caffettino, poi esco, mi faccio una passeggiata, vado a messa. Poi finita la messa ritorno a casa ancora con una bella passeggiata, perché mi guardi, non ce l'hai a messa? No, sei musulmano? Allora. Poi torno a casa, leggo un po', scrivo, sbrigo un po' di corrispondenza e all'una precisa mi metto a tavola. Quello che mangio, guarda, te lo dico subito perché mangio sempre la stessa cosa da quando sono nato. Domenica. Pasta asciutta. Che te pare. Però c'è pasta asciutta e pasta asciutta. Ah, c'è sì? Quella lunga, quella corta, quella grossa. Bucatini. Sono rigatoni, conchiglioni, bombolotti, bucatini. Ogni settimana io cambio, vario. Con il sugo di pomodoro, salsa di pomodoro e carne di vario tipo. Involtini, polpettine, brasato, tutto tagliato a fettine. Dentro la pasta. Aspetta. In un altro decamino cuoce dei fegatini sempre in salsa di pomodoro e nell'altro decamino dei filetti di melanzane sempre con salsa di pomodoro. Tutti questi ingredienti aspettano che si cuoce la pasta. Se poi è una stagione invernale come questa, allora si mette uno strato di ricotta prima di versare la pasta, poi si versa la pasta e poi tutto sopra sulla pasta. Sulla pasta l'ho fatto dell'infame, da luna che sta. Poi una spolverata di parmigiano e questo io lo chiamo piatto unico. Oddio, se c'è qualcuno un po' leggerino, un po' malato di stomaco, non glielo consiglio, ma comunque una volta alla settimana, la domenica, si può provare. Quindi la prendo per il suo verso, con calma, mi mangio verso un'ora, un'ora e mezza, ci metto per consumare questo piatto unico. Poi mi alzo, molto lentamente, mi sdraio su una poltrona, mi accendo una sigaretta, bevo un liquorino, e guardo la televisione e ti vedo a te, perché sì. La domenica io la seguo sempre con molto affetto, anzi mi congratulo con te nel modo come la conduci, sempre molto brillante, interessante e anche molto spiritoso, e per un'ora io sto attento e divertito davanti alla televisione. Poi mi prende come un torpore, mi si annebbia tutto, sento suoni di campane, echi di organi, di flauti lontani. Allora mi alzo con un sorriso, mi avvio, io so già dove, camera da letto, mi spoglio, metto in pigiama e mi ficco sotto. Spengo la luce e prima di addormentarmi sento ancora lontana la televisione, sempre tu che conduci. E faccio appena in tempo a dire: Abì, ma che stai a fare? Che... che perdo i sensi, Pippo mio. Dopo due orette e mezza, anche tre ore, mi sveglio, un po' rincoglionito, ma molto riposato.
accendo il televisore che sta in camera e tu stai sempre là. E io mi rammarico di non essere mai venuto. Vedi che con delle abitudini del genere... La domenica è chiaro. La domenica io proprio non mi posso muovere. Non ho avuto mai una moglie che ha cambiato queste mie abitudini. Ho fatto sempre il comodo mio perché sono in piena libertà, nessuno interferisce. E queste abitudini le ho conservate, come vedi, fino ad oggi. Perciò, quando vedi nei miei film come Io e Caterina, ecco, appunto, che grazie a questa figliola così dolce e bellissima, e ti ringrazio molto che mi hai preceduto mentre io ero imbottigliato a Piazza del Popolo. Ci dicono che ci sfumano in questo momento. Ci sfumano. E dunque, soltanto andiamo a vedere Io e Caterina. Hai lasciato questo sospeso, questo discorso di sospeso. È un altro film in cui tu sei impegnato direttamente come autore, come sceneggiatore e come interprete principale. Sì. Il film è stato recensito bene. Tu l'hai visto assieme al pubblico, mi dicevi ieri. Sono andato a dare una capatina al cinematografo. E hai riscontrato... soddisfatto. Perciò nel farvi gli auguri, io vi dico arrivederci al cinema, io e Caterina ci faremo gli auguri del Santo Natale e di buon Codanno. Ciao Edi, grazie. Ciao Alberto, ciao.